Buongiorno, allora, ho il fiatone perché ci ho messo veramente tanto a sistemare il telefono sul cavalletto, ho un cavalletto veramente schifoso, quindi dovrò fare in modo di comprarmene un altro video, ne ho già pubblicato uno da poco, però mi è arrivato qualcosa e quindi pure se faccio video un po' più corti, ma vi faccio vedere più spesso i libri che mi sono arrivati, fa bene soprattutto insomma alle case editrici, agli autori che me li inviano, perché insomma fa piacere vederli il più presto possibile. Quindi ho 1, 2, 3, 4, 5 più un pacchetto misterioso che non so cosa sia, ma forse questo pacchetto. Facciamo che questo lo apro su Instagram, ok? Qui ve lo lascio in sospeso perché penso che sia un omaggio, quindi un regalo che mi ha fatto un'autrice, un dono che mi ha fatto un'autrice, per ringraziarmi del supporto che insomma do a lei e alla sua saga. Quindi vi lascio col dubbio, se siete curiosi venite su iLebooks, su Instagram, cliccate il ditino, seguitemi e troverete il video dell'apertura di lì, cioè dove faccio vedere i libri che adesso farò vedere a voi, però per primo spacchetterò questo, così se siete curiosi non ve lo faccio vedere adesso. Ok, quindi abbiamo libri da spacchettare e questa volta sono ancora totalmente sigillati perché non ho avuto tempo di aprire. No, questo sì, bugia. Questo me l'ha aperto mia figlia, gli altri però no. Allora, iniziamo senza tergiversare. Vedete? Sì, forse sì. Allora, questo bellissimo libro. Wow, no, ma le pagine blu! Non ci posso credere. È in copertina flessibile, ma è un'edizione bellissima, bellissima. Allora, abbiamo Fireborn. Spero di pronunciarlo bene, mia figlia mi prenderà sicuramente in giro perché non so pronunciare l'inglese. Il giuramento dei cacciatori di Aisling Follower. Credo che si pronunci così. Va bene, comunque. Ok, non è importante. La copertina è stupenda. Questa è una collaborazione con l'HarperCollins. Veramente molto gradita questa collaborazione. Quindi abbiamo un fantasy, perché ovviamente è un fantasy, però non vi so dire molto, perché sapete che io adoro leggere tra virgolette un po' a scatola chiusa, no? Quindi vediamo un po' all'interno come abbiamo anche una mappa. Adoro le mappe perché poi sono sempre, oltre che bellissime, utilissime. E abbiamo quindi le pagine blu, una bellissima impaginazione con una bella un bel carattere ampio, quindi sarà solamente che un piacere leggerlo. Credo che sia una saga, quindi lo voglio leggere perché poi voglio andare sicuramente avanti. Spero tanto che mi piaccia. Ok, poi vi faccio vedere i pacchetti che mi sono arrivati oggi con il corriere. Qui in Sardegna abbiamo avuto problemi di arrivi perché purtroppo c'è stato il blocco, lo so, però vabbè, le sapete le notizie, non ve le devo dire io. E quindi solo per dirvi che questi pacchi erano rimasti bloccati ed è per questo che non li avete visti la volta precedente, per esempio, e li vedete oggi perché erano rimasti bloccati. Vediamo qua cosa abbiamo. In realtà non ne ho idea. Potrebbe anche essere un regalo, eh. E sapete che a volte a me arrivano regali da amici, parenti, non so cosa sia questo pacco, non so veramente cosa sia. Sì, che lo so! Non è un regalo, è una cosa fantastica. Allora, tadan! Questo è una nuovissima, nuovissimissima uscita della Fabbri Editori.
Rizzoli e Fabio Editori, cioè nel senso Rizzoli è la principale. Ora, io so che non vi posso fare vedere le illustrazioni perché non so cosa blocchi YouTube. E siccome qui parliamo di qualcosa di molto... Ecco sì, niente, questa ve la posso tranquillamente far vedere, è un'illustrazione di pillola anticoncezionale. Dal titolo capite bene, bene l'argomento. Non so se sono cose che si possono nominare, anche se è assurdo, visto che sono cose naturalissime. Comunque è un manuale dedicato al mondo intimo, femminile, senza retorica, senza perbenismo, senza... cioè, è un manuale, ok? C'è scritto veramente la qualsiasi. Io provo un interesse enorme e soprattutto perché i giovani hanno assolutamente bisogno di una lettura come questa, senza, ripeto, censure di linguaggio. Ci sono i termini in italiano così come sono, così come si chiama e così come vanno detti. L'educazione di questo genere non c'è nelle scuole, ovviamente, quindi la dobbiamo fare noi genitori, e anche i libri in questo ci aiutano. È gigante. Ovviamente quando farò la recensione anche su Instagram non so cosa sia accettato dalla comunità o meno, quindi prima chiederò che termini posso utilizzare, che termini siano legali, anche se assurdo, perché si parla di una parte del corpo femminile che si studia anche in scienze a scuola, insomma. Quindi vabbè, mi informerò per non farmi eventualmente bloccare il profilo. Ok, wow, sono felicissima perché graditissima collaborazione. Vediamo qua cosa abbiamo. Lo so che vi piace quando, me l'avete detto, quando tagliuzzo e spacchetto in diretta. Certe volte lo faccio prima per non perdere tempo, per evitare i rumori. Questo forse è un regalo. Uno dei miei famosi regali da... le persone a cui tengo, che voglio bene. Alcune non sono diciamo fanatiche del web, quindi non le nomino neanche perché comunque sarebbe sì, è un regalo bellissimo, straordinario. Oh, wow, ma è grande, io pensavo che era un volumino. Ok, abbiamo il re delle cicatrici. Togliamo questa roba da qua davanti perché bruttissimo, così non si vede la cover. Il re delle cicatrici dell'universo Grishaverse. Non so dove ficcarlo adesso lì tra i libri della Grishaverse perché devo fare spazio. Pensavo che era un volume piccino, tipo quello di... com'era l'altro? Quello piccino rosso da collezione dedicato ai quadri... Vabbè, non me lo ricordo comunque. Insomma, pensavo che fosse un volumino, invece è un volumone gigante, un vero e proprio libro di saga, infatti volume 1, quindi mi hanno detto, e lo consiglio anche a voi, di non leggerlo se non avete ancora letto Sei di Corvi e il seguito, Regno Corrotto, non me lo ricordo, perché ci sono spoiler. E siccome io ancora non li ho finiti di leggere, devo aspettare a leggere questa meraviglia, però, cioè, perlomeno a vedere com'è dentro. Vedo una pagina. No, pensavo che c'era un'illustrazione, delusione, non c'è. Vediamo un po' se almeno c'è qualche mappa. No, no, ragazzi, non c'è niente. Vabbè, però guardate che bella all'interno. Sotto copertina non ho niente nera. È leggermente rovinato, come sempre. Perché i corrieri e le poste, va bene, non aggiungo altro. Comunque sì, questo è un bellissimo regalo, non vi ho detto che è della Mondadori, ovviamente della Mondadori, di Lei Bardugo, che di cui sto leggendo tantissime cose. Qui abbiamo questo. Allora, questo qua io so già che quando mi arrivano questi pacchetti solitamente sono o al graphic novel, ma adesso è tanto che non chiedo collaborazioni graphic novel, quindi non penso. Oppure solitamente così li manda,
il fantastico Riccardo della Fandango. Quindi potrebbe essere, sto spacchettando, potrebbe essere un libro Fandango. Esattamente, non mi sbagliavo affatto. E abbiamo, wow, che bella cover. Abbiamo Chris, romanzo di Manuela Salvi. La felicità non si fa riconoscere, ovviamente. Ma è una gioia, la serie, ma è una gioia. Non ricordo la trama, però se nell'email che manda sempre la casa editrice io ho trovato interessante questo libro e la sua trama, evidentemente appunto è nelle mie corde, anche se non ricordo al momento l'argomento, però vi farò sapere poi su Instagram quando. Che strana questa. Sembra quasi rovinata, ma in realtà è proprio un effetto grafico. Bello. Grazie Riccardo, come sempre. Poi c'è qua questa cosa, ma io non credo che sia un libro, ma è per me almeno. Elisa Lombardo, sì. Vabbè, vi ho detto nome e cognome, ma non è un segreto di stato. Insomma, su Instagram c'è scritto il mio nome e cognome. Quindi, cos'è? Vabbè, cos'è? Aspetta, c'è altro dentro. No, perché una volta sappiate che io ho buttato una di queste bustine e poi c'era altro all'interno. No, non c'è altro dentro. Cos'è questa cosa bella, bellissima? Però mi dispiace aprirla, non volevo rompere il sigillo. Non lo rompo. Ho rotto un po' la busta, però. Cos'è questa cosa stupenda? No, vabbè! Cioè, questo è praticamente in aggiunta al libro della a Fireborn. Cioè, c'è scritto Fireborn. Guardate. Poi ci sono due carte. No, vabbè, ma che cosa bella! Questa e questa. Ma che cosa bella! Cioè, praticamente questo è in abbinato al primo libro che vi ho fatto vedere, ma io non sapevo di questa cosa stupenda. È per forza così, perché questo è il titolo. No, vabbè, ma che cosa bella! Anche perché io non ho mai avuto delle, tipo, sai, le box. Non mi è mai capitato. Eh sì, cara Ilenia, c'è una lettera di Fireborn. Che meraviglia! Dalla parte di HarperCollins la lettera. Che bello, non vedo l'ora di fare un post su Instagram di questa cosa. Sono tanto felice. Ok, allora, spacchettamenti li ho finiti perché l'ultimo libro che vi devo far vedere, in realtà è ancora impacchettato, però. Allora, è impacchettato nel senso che c'è la carta intorno ed è questa meraviglia. Allora, io non l'ho voluto togliere da qui per non farlo rovinare sino al momento in cui lo dovevo far vedere a voi. Però l'ho tolto dalla scatola perché la scatola era gigantesca e super ingombrante. No, vabbè. Allora, abbiamo Cécité Malaga di Benjamin Lacombe, che è in assoluto il mio disegnatore preferito. È un libro della Rizzoli, che è Claudia, che mi vizia perché sa che io ho tutti i libri usciti per la Rizzoli di Benjamin Lacombe. E vi faccio vedere solamente qualche tavola, anzi una, che è questa qui. E ve ne faccio vedere un'altra. Oh wow. Non so, per non fare spoiler, cosa vi potrei far vedere? Questa non credo che sia uno spoiler. Il formato è gigante, io sparisco dietro, eh. Ma guardate,
Ma posso essere felice, così tanto felice? Sì, ok. Niente, a posto. Ho finito di spacchettare, quindi se riesco, inserisco il video. Ho questa domenica, ma ho la cresima di mia figlia, quindi ho questa domenica o la prossima domenica. Spero che il video vi sia piaciuto. Come avete notato nello scorso video non sto editando, quindi non riesco a mettere sotto, schiacciate like, cose così, perché non ho proprio tempo di editare. E se siete curiosi del famoso pacchettino, lo trovate, lo troverete su Instagram, o farò dei video o delle stories, non sul profilo con le recensioni. Lì faccio solo recensioni, però ci farò sicuramente o stories o video, ok? Vi mando un bacione gigante come sempre, ciao ciao, vado a studiare.